Nancy Fraser è certamente tra le teoriche che suscitano maggiore interesse nel dibattito contemporaneo. Tante e tali sono le questioni delle quali ella si è occupata che è difficile trovare un'etichetta per definirla. Chi è Nancy Fraser? Una marxista eterodossa? Una femminista? Un'ambientalista? Ecco, Fraser è tutte queste cose insieme. Il filo rosso che emerge nei suoi lavori è il tentativo di mettere in evidenza le contraddizioni del capitalismo, soffermandosi con particolare attenzione sulla grande illusione prodotta dal regime neoliberale. È Nancy Fraser stessa ad aver raccontato come alcune vicende biografiche abbiano contribuito in maniera significativa ad indirizzarne l'attività di ricerca ed abbiano fornito l'imprinting alla propria formazione politico-culturale. L'infanzia a Minneapolis, una città caratterizzata negli anni 60 dalle leggi di segregazione razziale Jim Crow, quindi le battaglie per la desegregazione e per i diritti civili, l'adesione in giovane età alla New Left e ai movimenti del 68, l'attivismo politico negli anni dell'università e infine gli studi marxiani. Nancy Fraser diventa un esponente tra le più rilevanti della teoria critica. Un approccio teorico che si propone di fornire anche gli strumenti per la lotta politica. Grazie all'apporto di diversi ambiti disciplinari a cui attinge, che vanno dalla filosofia alla scienza giuridica, alla teoria economica, la teoria critica intende mettere a punto un'analisi dei principali meccanismi di esclusione, violenza e dominio che operano in una società. Al contempo si propone di individuare degli obiettivi politici da raggiungere e anche le strategie di emancipazione che i movimenti sociali possono porre in essere per realizzare una società più giusta. Uno dei punti di partenza della teoria di Fraser è la messa in questione di quell'atteggiamento diffuso tanto nella riflessione teorica quanto nel dibattito pubblico che ella definisce come la svolta teoretica del riconoscimento. In cosa consiste questa svolta? Possiamo sintetizzarla così. Negli anni 70, la tendenza generale, tanto nella letteratura specialistica quanto nelle rivendicazioni dei movimenti, era stata quella di ricondurre le ingiustizie sociali a questioni di redistribuzione, ovvero a questioni di classe. Nei decenni successivi, la giustizia è stata invece quasi sempre ricondotta al tema del riconoscimento, ovvero a un problema culturale, di status. Fraser giudica entrambi questi approcci affetti da un speculare riduzionismo, quindi entrambi carenti. In un dialogo con Axel Honneth, riportato nel volume dal titolo emblematico Redistribuzione o riconoscimento, Fraser afferma che chi interpreta i temi della giustizia come mere questioni di redistribuzione si limita ad osservare le manifestazioni più evidenti dell'ingiustizia. Non tiene conto, infatti, che è il piano del riconoscimento a determinare le regole del gioco in base alle quali la redistribuzione avviene, cioè a stabilire chi sono gli attori della partita della redistribuzione. Per esempio, a riconoscere come tali il proletariato o la classe capitalista, ma non i lavoratori e i lavoratrici e le lavoratrici non salariate, che pure compiono un lavoro di cura tra le mura domestiche. Questo significa che, secondo Fraser, tra riconoscimento e redistribuzione esiste un legame genetico ed il disconoscimento può implicare anche un difetto di redistribuzione della ricchezza. Per interpretare le ingiustizie esistenti,
e quindi per contrastarle, occorre, secondo l'autrice, utilizzare insieme la lente della ridistribuzione e quella del riconoscimento. Nancy Fraser mette in luce che quasi tutti gli assi di discriminazione, il genere, la razza, perfino la classe, presentano una componente bidimensionale, cioè derivano insieme da un difetto di redistribuzione e da un mancato riconoscimento. In base a tutto questo, Fraser espone la propria visione della giustizia, in cui cerca di tenere insieme la questione del riconoscimento e quella della redistribuzione. O meglio, utilizzando il linguaggio di Fraser, il tema dello status e quello della classe. Non si tratta di una visione sostanzialistica, naturalmente. Non si può pensare di costruire una volta per tutte una società giusta. È piuttosto un metodo, quello indicato da Nancy Fraser, che ella definisce come parità partecipativa e consiste nella valutazione combinata dei diversi vettori di discriminazione. Se si adotta il modello di parità partecipativa, si possono porre in essere quella che Nancy Fraser definisce riforme non riformiste, ovvero si può provare a combattere uno dei vettori dell'ingiustizia e facendo questo si può pensare di modificare l'assetto generale della società. Fraser spiega che è esattamente ciò che ha tentato di fare il welfare durante il cosiddetto trentennio glorioso, cioè negli anni compresi tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni 70. Il riconoscimento dei diritti sociali, diritti del lavoro, sanità, istruzione pubblica, non solo ha comportato una redistribuzione immediata della ricchezza dalle classi più ricche a quelle più povere, ma ha anche, secondo Fraser, tentato di creare i presupposti per cambiare radicalmente l'intera società e mutare le condizioni del riconoscimento. Fraser però dice che l'avvento del neoliberalismo ha determinato un deciso cambiamento di rotta nelle politiche economiche innanzitutto, per esempio una drastica riduzione dei diritti sociali, e ha lasciato incompiuto quell'esperimento di giustizia. E giustizia incompiuta è proprio l'espressione che Fraser utilizza quando parla dell'avvento del neoliberalismo. Il neoliberalismo rappresenta l'ultimo, nel senso la più attuale, forma del capitalismo. Come le altre forme, non si tratta solamente di un sistema economico, ma di un ordine sociale istituzionalizzato. Il neoliberalismo presenta le irrazionalità del capitalismo che il marxismo aveva già individuato, la caduta tendenziale del tasso di profitto, e tutto ciò che ne consegue in termini di sfruttamento del lavoro, la sua natura intrinsecamente antidemocratica, perché anche se esso è compatibile in linea teorica con la forma democratica, l'iniquità economica e sociale che genera lima i presupposti della democrazia e soprattutto il capitalismo comporta una periodicità delle crisi economiche. Il capitalismo vive di bolle. Il neoliberalismo ha dimostrato di non sottrarsi a questa logica, infatti di vivere di cicli boom and bust. Oltre a questi limiti, Nancy Fraser ne individua degli altri, ed è proprio questa lettura allargata del capitalismo che la rende, come abbiamo anticipato, una marxista eterodossa. Secondo Fraser, il capitalismo pone una serie di ingiustizie più ampie. Non solo crea sfruttamento di classe, ma produce espropriazione radicale. In primo luogo, perché fa un uso insostenibilmente estrattivo della natura. La usa come se fosse un serbatoio inesauribile,
e per questo presenta una tendenza naturale alla crisi ecologica. In secondo luogo, il capitalismo fa un uso sistematico di beni e strutture pubbliche. Pensiamo anche solo alla difesa della proprietà privata, ma si dimostra sempre refrattario al potere pubblico. Si oppone, per esempio, per quanto possibile alla redistribuzione della ricchezza che avviene attraverso la tassazione. Allo stesso modo, il capitalismo pone in essere uno sfruttamento sistematico di alcune categorie di lavoratori, rispetto ai quali abbiamo ben più che lo sfruttamento di classe. Infatti, questi possono essere anche discriminati in base alla razza. Pensiamo alla manodopera a basso costo che è arrivata e continua ad arrivare da diverse aree del mondo, o in base al genere. Pensiamo a tutto ciò che il capitalismo etichetta come non lavoro, il lavoro di cura, e che viene spesso prestato dalle donne tra le mura domestiche senza alcuna forma di riconoscimento economico o giuridico. Eppure è essenziale per la tenuta del sistema, perché se non ci fosse nessuno a fare da mangiare, a lavare la biancheria, ad assistere i bambini, gli anziani, le persone non autosufficienti, certamente il sistema generale risulterebbe meno performante. Ecco, la versione neoliberale del capitalismo pone in essere tutte queste forme di espropriazione, di sfruttamento al massimo grado. Apparentemente si presenta come un modello progressista, emancipativo, egualitario, ma concorre a produrre diseguaglianze di ogni tipo, economiche in primis, ma anche discriminazioni razziali, danni ambientali, violazioni sistematiche dei diritti dei lavoratori e della dignità delle persone. Quindi sfrutta le risorse naturali del pianeta in maniera massiccia e manifesta una grande capacità di influenzare le scelte dei governi, ma anche di sottrarsi alla capacità coercitiva dei singoli stati e anche di unioni sovranazionali come l'Europa, e sfrutta i lavoratori su base razziale o di genere, o tutte e due insieme. Pensiamo a ciò che Nancy Fraser definisce la catena globale della cura, ovvero l'affidamento alle donne migranti del lavoro di cura che avviene in molte famiglie. Proprio prendendo le mosse dalla sua teoria della giustizia, che combina redistribuzione e riconoscimento, e avvertita rispetto ai rischi del paradigma neoliberale, Fraser affronta le tematiche femministe. Si occupa a lungo di questioni di genere. Il suo impegno è documentato in un volume, Fortune del femminismo, che è diventato in pochi anni un punto di riferimento quasi obbligato per la riflessione femminista. Il libro affronta questioni diverse, ma la tesi centrale è questa. Il racconto neoliberale, un vero e proprio pensiero mainstream che ha caratterizzato la sfera pubblica negli ultimi anni, è stato così radicalmente pervasivo da condizionare anche lo spazio simbolico tradizionalmente riservato alla battaglia femminista. Il femminismo egemonico, così come il pensiero progressista, è stato in gran parte sedotto dalla svolta teoretica del riconoscimento. E così negli ultimi anni solo raramente si è occupato di questioni di classe. Peggio ancora, una parte del femminismo ha sviluppato una relazione stringente col neoliberalismo perché è stato sedotto dalle parole apparentemente femministe che il neoliberalismo ha utilizzato: emancipazione, libertà, meritocrazia. Secondo Fraser, nella fase attuale è sempre più difficile per il neoliberalismo occultare le dinamiche di dominio e di sopraffazione che il capitalismo continua a porre in essere. E per questo potremmo assistere ad una nuova fase del femminismo, in cui il femminismo smette di essere femminismo dell'1% delle donne, cioè un
femminismo che si limita a incoraggiare le donne in carriera a farsi avanti, a raggiungere le posizioni apicali nelle grandi aziende, a eguagliare gli uomini nei loro risultati, e si occupa invece del 99% delle donne, le quali vivono vite diverse, subiscono discriminazioni diverse. Per far questo, il femminismo deve portare avanti una riflessione più ampia che riguarda la democrazia in generale e la crisi che la investe, che, come abbiamo visto, è una crisi economica, ma è anche una crisi politica, ecologica e sociale, ed è anche una crisi della cura.